iniziamo subito con la musica, appunto con 29 settembre. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e allora prima di capire mi trovai sotto braccio lei questo come se non ci fosse più lei. E non sono lei e non pensavo a te. E tutta la città correva intorno a noi. Il buio si trovò vicino a noi. Un ristorante poi mi conosceva la balanza. Un bacio lei questo verso caldo. Un bacio lei quasi come se non ci fosse. Quasi come se non ci fosse che lei. La 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 la. Brano del 67, però in proposta non si può trovare soprattutto. E ti ricordo solo che ieri eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo non Ed ora amici siamo ritornati senza musica e vogliamo parlare di che quest'oggi sarebbe stato il compleanno del grande Silvio Berlusconi. Avrebbe compiuto 87 anni, colui che ha vinto tutto con il Milan, 8 scudetti, doppia coppa intercontinentale, tutto quello che è stato di Silvio Berlusconi lo sappiamo. E lo vogliamo ricordare in questo giorno particolare, dove ci sono anche altri compleanni come quello del grandissimo Giorgio Panariello. Senza dimenticare però tutti gli amici di Facebook e di Instagram che ci seguono quotidianamente. Un abbraccio a tutti voi, ma un pensiero speciale va a una famiglia che io conoscevo personalmente, la famiglia Carraro, cioè Franco Ferro, che purtroppo ieri ci ha lasciati ed è andato in cielo a fare compagnia agli angeli. Questa persona la vorrei ricordare perché mi seguiva su Facebook, mi seguiva nei vari social,
Siamo stati insieme molte volte nelle serate in passato, quindi un abbraccio speciale alla famiglia di Franco Ferro. E vi invito a stare vicini a Novella Carraro perché ne ha bisogno e insomma statevi vicino. Vorrei ringraziare dalla su Franco che sicuramente da in alto ci guarda e è stato bello conoscerti, averti come amico e ci mancherai. Detto questo, amici, vorrei salutare tutti quanti voi, abbracciare ognuno di voi e sperare che possano aumentare i miei follower sia qua sia su Instagram. Mi raccomando, ma questo dipende solo da voi, amici telespettatori. Io sono solo la mente e siete voi che dovete decidere di iscrivervi al mio canale oppure alla mia pagina Instagram. O se no, anche su Facebook non mi dispiace. Ok? Un abbraccio a tutti voi e a risentirci alla prossima trasmissione.